Benvenuti, con questo ultimo tutorial terminiamo l'argomento, almeno per il momento, che riguarda il testo. E andiamo a vedere due cose importanti che Photoshop ci mette a disposizione nelle ultime versioni, e sono i font variabili e la ricerca del testo. Allora, cominciamo con i font variabili. Andiamo a prendere sempre il nostro strumento testo. E guardate qui tra i nostri font, quando trovate queste concine con scritto var, appunto, viene indicato che questo font è un font variabile. Quindi lo selezioniamo, ci posizioniamo qui all'interno del nostro riquadro e ad esempio scriviamo testo. E andiamo a vedere subito qual è la differenza tra i font variabili e gli altri. Infatti, i font variabili sopportano attributi personalizzati che riguardano modifiche come spessore, larghezza e via dicendo. Noi possiamo modificare questo testo direttamente, vedete qui, dal pannello di proprietà. Se ve lo porto qua vicino, e abbiamo varie schede che possiamo aprire. Ad esempio, trasformazione, e qui possiamo anche trasformare mantenendo le proporzioni, larghezza e altezza, spostandolo qui nel nostro riquadro. Poi abbiamo anche l'angolo di rotazioni, poi rifletti in orizzontale e rifletti in verticale. E poi possiamo aprire carattere e qui possiamo modificare il nostro carattere. Questo, vedete, è il font che abbiamo scelto, regolare. Poi dopo il colore, se clicchiamo sui tre puntini troviamo tutte le altre voci che abbiamo già visto, che non vi sto a ripetere e che abbiamo visto appunto nel pannello carattere. E poi anche paragrafo che dopo vedremo dopo. Quindi qui abbiamo, vedete, la scala verticale, lo scorrimento della linea di base, insomma tutto quello che abbiamo visto in precedenza nei precedenti tutorial, appunto. Poi adesso chiudiamo anche questo, trasforma, poi abbiamo paragrafo, e anche qui abbiamo tutte le voci che riguardano il paragrafo, e poi le opzioni testo, anche queste qui le abbiamo già viste. E poi guardate, torno un attimo qui in carattere perché qui vedete abbiamo le varie impostazioni. Se clicchiamo qui troviamo tutte le varie possibilità per questo carattere e lo possiamo vedere, guardate da qui, se noi clicchiamo abbiamo lo spessore, la larghezza, l'inclinazione, cioè apriamo ancora il nostro pannello. Quindi man mano che spostiamo per esempio lo spessore, la larghezza, poi l'inclinazione, ecco qua. Vedete, qui cambia completamente la descrizione perché va a ricercare, eccolo qua, tra tutte queste possibilità. Vedete? Quindi ecco qui che lo spessore sarà molto grande, qui 900, la larghezza, l'inclinazione, oppure possiamo scegliere, vediamo un po' questo. E naturalmente cambia anche se spostiamo, ecco, vedete, ecco che cambia subito descrizione. Ricordatevi che per qualsiasi font nelle proprietà troviamo la possibilità di modificare, ma non troveremo le stesse opzioni. Quelle complete sono appunto queste, le troviamo solo in questi tipi di font variabili. Inoltre, se andiamo qui sotto, troviamo anche la possibilità, qui in azioni rapide, di convertire in cornice oppure di convertire anche il nostro testo in forma. Vediamo ora un altro esempio con la possibilità di ricercare i font simili da una scritta presa direttamente da un'immagine come questa. Adesso guardate qui, creiamo un nuovo livello, poi andiamo a prendere sempre il nostro strumento testo, un font qualsiasi, in questo caso Arial, e poi andiamo a scrivere sempre Parigi. La stessa scritta. Lo posiziono e lo metto qua sotto. Rimanendo sempre su questo livello, andiamo in testo, qui sopra, e poi trova font simile e qui si apre questa finestra che ci richiede di regolare gli indicatori su una parte del testo che vogliamo ricercare. Ora guardate, mi posiziono qui sotto, vedete come una selezione, poi mi posiziono qui sulla scritta che voglio ricercare, più completa possibile. Ecco qua che Photoshop ricerca nel nostro hard disk i font che sono simili a quello che noi abbiamo indicato. Vedete, li va a ricercare sia sul nostro hard disk che anche sulle font disponibili su Adobe. E adesso proviamo a vedere se ne troviamo uno simile o anche uguale. Per esempio, guardate, selezioniamo questo, ecco qua che il primo è proprio quello esatto denominato forte regolare.
Se nel caso non troviamo proprio quello esatto, proviamo gli altri, vedete? Andiamo a vedere per esempio questo, questo. Insomma, cercate di vedere voi se trovate appunto il font che più si avvicina a quello nella vostra immagine. Qui è stato abbastanza semplice, io ho inserito un font che è di default in Photoshop, quindi l'ha proprio trovato uguale. Ma ho fatto delle prove anche con delle immagini, con delle scritte completamente che non abbiamo dentro il nostro hard disk, riusciamo a trovare comunque dei font molto simili. E quindi fate le vostre prove e vi renderete conto che funziona molto bene. A questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.